prossimo pastore. Non ne capisco niente, loro li ho pagati prima, quindi mi perdonerete naturalmente. Vi ringrazio del tempo che state perdendo con noi, però penso che al di là della perdita oggettiva di questo tempo ci sia invece da gioire, da festeggiare per un'occasione più unica che rara, in cui veramente stiamo assistendo a una festa, a una gioiosa festa polemica, a volte anche rabbiosa, ma in ogni caso di straordinario valore, in cui ogni cittadino viene qui e parla. Io sono un disadattato perché sogno altre forme di democrazia, sogno una democrazia in cui non ci sono queste occasioni eccezionali per dar modo di parlare ai cittadini, ma ci sono delle occasioni ordinarie, oserei dire, come dire, quotidiane, in cui appunto chi gestisce la cosa pubblica chiede ai propri cittadini che lo hanno eletto cosa ne pensa di quello che sta facendo. Voi mi risponderete, ma ci siamo qui noi, lo so, ma sarebbe bello che anche voi, a vostra volta, come dire, vi chiedeste se può essere utile ogni tanto ascoltare in maniera così spontanea ed efficace un intervento come quello di Gianluca. E voi mi direte, ma Gianluca ha un po' profanato la sacralità, l'ufficialità di questo luogo, e io allora dico, e spero che per questo mi, come dire, sia denunciato e querelato, io dica ben venga la profanazione quotidiana di questi luoghi che vivono lontani da questa città. Perché voglio parlare oggi? Voglio parlare oggi perché io credo che sarebbe molto più semplice istituire un reale e concreto risultato di questa manifestazione, scusate, di questo Consiglio Comunale aperto, e cioè, signori consiglieri comunali, Presidente del Consiglio, non ho nessuna pratica con il formalismo procedurale, quindi mi perdonerete, Presidente, consiglieri, cosa ne pensate di questa delibera contro la nostra richiesta? Le nostre manifestazioni non sono mai state contro il sindaco e contro la giunta. L'azione del sindaco e della giunta è contro alcune persone. Allora io vi chiedo, e così la facciamo finita subito, signori, signor Presidente, signori consiglieri, cosa ne pensate di questa azione? Se siete d'accordo rimanete seduti, se non siete d'accordo alzatevi. Siete d'accordo? Mi dispiace, sono d'accordo. Io capisco, la mia è una provocazione, 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 perché... Rispetto troppo la sua intelligenza e la sua raffinata intelligenza per credere che lei, come dire, non abbia colto appunto lo spirito provocatorio di questa mia proposta. Ma vi vorrei, perché ripeto, è questo il senso del mio intervento, vi vorrei a volte anche più vicini alle manifestazioni che possono sembrare maggiormente critiche, maggiormente, come dire, spietate contro di voi, perché è di questo che abbiamo bisogno di sentire i rappresentanti delle istituzioni vicini. Non ce ne facciamo nulla della litania del potere. Io vorrei invece una liturgia del potere, perché liturgia nel suo significato più originario, viene dal greco, significa servizio pubblico, lo aveva già detto Platone, Aristotele. Allora
io sarei contento, felice che il potere mettesse in atto una sua liturgia, cioè si confrontasse e recuperasse il senso e il significato del suo servizio pubblico, non la litania, perché quella nei confronti della stampa locale, contro Giacomo di Girolamo, Marsala Puntetti, Enzo Amato e Marsala Viva, non è una liturgia del potere, è una litania del potere e, come dice Gianluca efficacemente, non ce ne facciamo nulla. Allora io vi ringrazio, chiedo scusa della provocazione, ma abbiamo bisogno di gesti non rivoluzionari, non estremi, ma di gesti anche simbolici, in cui una nobile stanza, una nobile camera come questa, improvvisamente diventa un luogo aperto, un luogo in cui è possibile confrontarsi senza formalismi e senza paura. Non posso aver, e certo, dottore Russo, Enzo, perdonami, la capisco la tua reazione, ma sai, anche io vivo uno stato di profonda frustrazione in questa città. Sai, qua dentro il sindaco ha dichiarato indegno Giacomo di Girolamo di essere un cittadino marsalese. Io non credo che un sindaco si possa permettere all'interno di un consiglio comunale, è a verbale, non credo che un sindaco si possa permettere di definire indegno un cittadino della sua città. Sono indegni i mafiosi, sono condannati con sentenza definitiva, sono indegni coloro che inquinano con i loro veleni le nostre acque, sono indegni coloro che hanno massacrato, compiendo un vero delitto contro l'umanità, chilometri di costa, i nostri figli, mare e spiagge, non ne lasceremo. Allora, se si definiscono indegni questi cittadini, va bene, ma perché definire indegno Giacomo di Girolamo perché ha criticato il sindaco? Enzo, perché definire schifoso il sottoscritto nella stanza del sindaco solo perché mi ero permesso di dire che ero d'accordo e avevo organizzato la manifestazione a favore di Giacomo di Girolamo? Può un sindaco nella sua stanza definire schifoso un cittadino di questa città soltanto perché non la porta con lui? Grazie e scusate.